La città narrante, atti totali in luoghi inusuali. Martano, città narrante. Spettacoli e laboratori di comunità, seconda edizione. Un luogo ideale per coniugare la ricerca e la sperimentazione e nello stesso tempo gli elementi che ci identificano come abitanti e amanti di questa città. E allora, come raccontare la città? Sono filosofi, anche se non lo sanno. Sono artisti, sono veggenti. Nella Giudizia la mamma mi vuole, da me domande a mie città giuntare. In piazza grande, le orecchie, i rumori che ascolterete, i suoni, le voci. E per spiegarti quel balcone muto, dietro il quale si cela un fatto bruto. Un fatto bruto. Vile mistero che ciascun si chiese. A te lo raccontiamo, Martanese. De stu palazzo che vedi qua, sordi passare, ambroie e grandi guai, Itaca ne li punta tutti cu calore. Ma voi mentite mente, picco e core. Mente, picco e core! De marzo allora alla catumerea, nu silenzio da tomba se sentia, qualche lenta campana a San Pascali, cannu canto de monaci, salia. E allora aveva ideato la rapina. Pensate un po', riflettete, signori. La tua mamma ti vuole cullare, il ricordo lontano svanisce. E quindi la teoria non implicava una prassi, però erano riscaldati, erano carbonari, d'accordo? E questo era un palazzo dove c'erano i carbonari, una setta quasi segreta, e poi carbonari legati alla massoneria. Era un triangolo di massoneria qui, ma nessuno se ne accorgeva. Ma con un ingresso ottocentesco sull'altro lato. In questo palazzo soggiornò da bambino il noto studioso Cosimo De Giorgi, il quale descrisse Martano come città culta nei suoi bozzetti di viaggio. E allora queste atmosfere barocche di musica, di contesto, le pietre ancora ci parlano e respirano, le pietre sopravvivono, sono come gli oggetti di bordo, non importa niente di noi allora, continuano imperterrite da 300 anni a guardare chi passa e chi le abita. And then one day, a magic day, he passed my way. E quando le cose si dimenticano, che ritornano. E il rapporto con i morti è un rapporto di oblio. Guai se fosse un rapporto di memoria totale, diventeremmo pazzi ad andare a cercare le tombe, a pensare tutto il giorno a chi sta in un altro mondo. No, è l'oblio. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cerchiamo di andare lontano.
E questo è il mistero di Città Narrante. C'è del sacro in questo luogo. Non solo la chiesa. La chiesa è già una conseguenza di qualcosa di sacro che qui vive da millenni. Prima ancora del cristianesimo, forse. E in via Roma si concentra l'edilizia del 600, 700, 800. La via Chiesa invece raccoglie i palazzi più antichi del 500. Aiuto! Quell'ora si è Mi prego, mi prego! Qui la porta e la sale piano piano! Pianora, sente la voce di suo padre! E per il tuo bene, figlia mia! E per il tuo bene! Il tuo bene! Oggi ci siamo, domani no. Ognuno di noi ha un rapporto personale col luogo in cui vive. Non rimangono le guide turistiche dopo di noi. Rimane ciò che ci siamo raccontati del luogo. Perché così tante donne si rifugiavano in case convento, se non in monasteri? Era davvero pura vocazione questa fuga dal mondo, così razionalmente perseguita? O era pura persecuzione sotto forma di autolesionismo? Era pura vocazione o era pura persecuzione? Quanto hanno pianto queste donne? Quante lacrime hanno versato nel segreto delle loro celle, delle loro case convento? Quanto hanno cantato tra le lacrime? Per sfuggire ai maltrattamenti del marito o all'attenzione di un pretendente indesiderato, per non avere una vita di peccato, e spesso assumevano un aspetto mascolino, indossando l'abito monastico. Le veline. Spiava alla badessa le converse, e virgine sin capilli, si morbose, non più vocate al canto e all'orazione, ma l'occhio desto per carpir le prove. Per carpir le prove. E sospiri. Sospiri. Dal balcone. Grazie.